Abitando nella zona di Città Turin, ho potuto osservare e toccare in prima persona lo stile Liberty. Usciamo fuori dagli schemi. Vieni a scoprire con me lo stile Liberty a Torino. Benvenuti nel mio mini tour a Torino. Ci troviamo in Corso Francia. Ogni torinese che si rispetti almeno una volta nella vita ha percorso Corso Francia. Infatti parliamo di una serie di strade principali della città con ben 11,75 km di tragitto, per quello che di fatto è uno dei corsi più lunghi di tutta Europa. La realizzazione di Corso Francia risale al 3 luglio 1711, quando Vittorio Emanuele II di Savoia emanò un biglietto regio per deliberarne la costruzione. Allora si chiamava Strada di Francia. Non è un caso che durante gli oltre 11 km di percorso sia facile imbattersi in alcuni palazzi storici. Il motivo è presto detto. L'asse ha collegato e continua a collegare idealmente Palazzo Reale con la residenza di Rivoli, seguendone gli sviluppi sociali e commerciali. Dal 1711 ad oggi sono passati ben 305 anni, sono tantissimi. Corso Francia ha visto e ha vissuto qualsiasi cosa. Mezzi di trasporto, bombardamenti, aperture e chiusure di negozi, fabbriche, mercanti, ma è sempre stato un punto di riferimento di generazioni torinesi. Corso Francia ha visto cambiare Torino e Torino è cambiata con Corso Francia, un rapporto speciale destinato a rimanere sempre tale. Alla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in tutta Europa sono caratterizzati da un fervente rinnovamento delle espressioni artistiche. E nel 1902 la presentazione ufficiale al grande pubblico di quella che verrà chiamata Arte Nuova o Stile Floreale, come raccontava l'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna. C'è da dire però che a partire dagli anni 10 del Novecento verrà chiamata principalmente Stile Liberty, prendendo il nome dal signor Arthur Liberty, che aveva dei magazzini a Londra e fu il primo a vendere decorazioni esotiche di gusto floreale e quindi dare questo respiro che prenderà piede prima delle arti applicate e poi troverà la sua vera natura nell'architettura. Fu in qualche modo il loro stato simbolo di elevazione sociale per distanziarsi dalle altre persone. Dire non sono nobile, ma sono importante. Decorazioni con bow window e con finestre del tutto diverse rispetto a quello che erano. Portoni d'ingresso come quello del Melograno di San Salvario, che sono arzigolati, diciamo così per la tecnica che viene utilizzata. E poi vere e proprie case di proprietà di famiglie importanti, come ad esempio quella che viene oggi chiamata Casa del Drago in Corso Francia o Casa della Vittoria. O ancora Casa della Carrera, e di fatto qui trovate anche un draghetto, non solo un maschio, ma sul portale c'è anche una femmina, di cui si riconoscono perfettamente le mammelle, e quindi è una cosa un pochino curiosa e particolare. Naturalmente un'architettura che è piena di simbolismi, come il Palazzo Beglia, in via Pietro Micca. Questo edificio è di fine 800, quindi una sorta di precursore, un affaccio tra quello che è il neogotico e l'eclettico. È il vero e proprio Liberty, duro e puro, come per esempio quello del Villino Arabi, che si trova nel quartiere di San Donato, perché in realtà San Donato e Città Turin di fatto sono quelle che sono i quartieri più interessati, in un qualche modo, di una nuova architettura, anche perché sono quelli che iniziano l'espansione, nonché la prima cintura all'infuori di quello che è il vero e proprio centro storico. E quindi l'industrializzazione della città e la nascita di questa nuova alta borghesia, naturalmente arriva pian piano questa nuova architettura. Come l'architetto sia di Villino Arabì e sia quella della casa di Pietro Fenoglio, che è stato forse il maggiore esponente di Liberty. Questa è Casa Fenoglio La Fleur, commissionata appunto da Pietro Fenoglio, costruita per il signor La Fleur, e quindi mantiene questo doppio nome. E forse la casa La Fleur è quella che è la massima espressione del Liberty all'interno della nostra città, ancora perfettamente conservata, in tutte quelle che sono le sue rappresentazioni floreali, nelle decorazioni e nella stile architettura dura e pura. E poi, quella che invece forse è la più famosa a livello diciamo italiano, perché è stata protagonista di un grandissimo film. Profondo Rosso, Villa Scott, che sorge sulla collina torinese. Vedete che è ancora perfettamente conservata, con
così come viene rappresentata sia nel film che nelle fotografie. Villa Scott adesso è di un privato, quindi non è visitabile, però è uno dei massimi esempi in assoluto di questo stile architettonico. Restaurato nei primi anni del 2000, dopo essere stata addirittura il collegio femminile, beh, diciamo che tutto sommato non era malaccio vivere in quegli ambienti, e c'è da dire che anche sono interni in quartieri dedicati a questo stile architettonico e naturalmente però anche gli esempi li possiamo trovare un po' a spasso per la città e dunque basta alzare un po' gli occhi per osservare le decorazioni in lito cemento, lo stile floreale, i colori pastello oppure in qualche modo un rosso acceso. Molti di questi villini si trovano soprattutto nell'isola pedonale, nell'area della Croce, naturalmente zona residenziale della grande famiglia dell'alta borghesia. La prima tappa è alla casa dei Draghi, ci troviamo in Corso Francia numero 23. Mi trovo davanti al Palazzo della Vittoria, noto anche come il nome di Casa Carrera o Casa dei Draghi. Il magnifico edificio fu voluto dal Cavaliere del Lavoro Giovan Battista Carrera per celebrare la vittoria italiana del primo conflitto mondiale. È affidato all'ingegner Gottardo Gussoni, che terminò i lavori nel 1922. Raccoglie in sé una miscela di elementi legati allo stile neogotico, alla francese e allo stile Liberty. Lo splendido portone d'ingresso, l'atrio interno e le scale, la torretta merlata e le balustre dei balconi del piano superiore sono in stile neogotico francese. Tanti sono i dettagli che arricchiscono questa bellissima costruzione, come ad esempio i due draghi, alati, che si trovano ai lati del grande portone d'entrata, simbolo della forza politica militare dell'Italia post-bellica. Il tema del drago è ripreso da più punti sia nella parte esterna che nella parte interna della casa. Spostiamoci nella seconda tappa. Ci troviamo in via Principi d'Acaia numero 11 e possiamo osservare Casa Fenoglio, La Fleur. L'edificio fu progettato nel 1902 dall'ingegnere Pietro Fenoglio, prevista come casa di studio del progettista secondo un uso diffuso in area francese. La costruzione consentì a Fenoglio di liberare il proprio astro creativo, probabilmente con l'intenzione di realizzare innanzitutto un manifesto estetico, dato che la proprietà fu ceduta agli imprenditori La Fleur. Sebbene l'organizzazione strutturale mantenga tratti tradizionali, gli apparati decorativi celebrano l'esaltazione dei più aggiornati stilemi ispirati a repertorio floreale, come indicano le soluzioni che connotano la torre angolare. In tale elemento convergono le due ali della costruzione, arricchita nel prospetto del bow window, da ampi vetri colorati ripartiti dal taglio di un'elegante linea sinuosa. La palazzina risulta improntata alla migliore della lezione Liberty belga e francese, non solo nella scelta dei moduli decorativi, ma anche per l'ambizione di assungere a un livello di estrema coerenza stilistica, obiettivo che spinse Fenoglio a disegnare personalmente anche il più minuto dettaglio, tanto da assicurare all'opera una notorietà di respiro internazionale. Spostiamoci nella terza e ultima tappa, ci troviamo sempre in Corso Francia, più precisamente al numero 8D. L'abitazione venne commissionata da Michele Rabì a Pietro Fenoglio, che ideò anche le scuderie in un edificio situato nel giardino dietro il villino, oggi poco leggibili a causa delle pesanti ristrutturazioni. La costruzione della palazzina, rispetto al progetto originale, presenta numerose varianti nelle mondanature delle finestre, nelle balustre, nei ferri battuti e nell'ampio bovindo, la cui esecuzione venne affidata all'ingegnere Gottardo Gussoni. A pianta irregolare il villino è articolato su diversi corpi di fabbrica, giustapposti, animando l'edificio un bovindo a fianco l'ingresso, un'ampia veranda, con terrazzo e una breve scala che porta al giardino. Sulla facciata superiore una porta di servizio da su un piccolo terrazzo con la scala verso il giardino. Purtroppo perduta è la cancellata originaria, da cui resta solo il cancello carraio in ferro battuto.
La decorazione interna è opera di Ernesto Domenico Smeriglio, che lavorò per l'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna di Torino nel 1902. Le decorazioni in pietra artificiale si devono a Gussoni, così come bozzetti della fascia decorativa con cavalli affrescata da Smeriglio e al di sotto della gronda della scuderia. Prima destinata ad abitazione, poi a scuola privata negli anni 80 dello scorso secolo, il villino è stato acquistato come sede dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino, che ha provveduto al restauro della palazzina, ultimato fra il 2012 e il 2013.